Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Lunedì 25 gennaio, buongiorno da Caterina Bombarda e da Ignazio De Francesco, qui con me da Montesole. E rieccovi a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che io amo definire tra il carcere e la città, sempre al nostro programma Liberi Dentro ed Uradio, che adesso è la sua seconda settimana di edizione. Noi amiamo definirlo un ponte, vero Ignazio, tra la città e il carcere, e dove trovate approfondimenti, informazioni, soprattutto le voci di quanti e quante operano all'interno della casa circondariale bolognese. Sì, e poi direi anche pian piano anche le voci di quelli che sono temporaneamente recluse nelle case circondariali, ma che sono delle persone, hanno una loro cultura, è successo qualcosa nella vita che è andato storto, ecco, senza sempre cancellare la possibilità che uno si trovi in carcere per un errore giudiziario, che sia innocente, ci ascolta, non ha fatto niente, quindi questo è sempre possibile. Ma tanti hanno commesso qualche cosa di sbagliato nella vita, però rimangono delle persone, hanno delle idee, della cultura, delle fantasie, della letteratura, e quindi sempre più cercheremo di renderli presenti attraverso le loro lettere, no? E nella nostra trasmissione, per dare anche a loro la voce nella vita della città. Esatto, apriamo subito con la cronaca bianca noi cerchiamo sempre di trattare, sempre legata al tema carcerario naturalmente, perché ci sono tante notizie su questo, io in particolare le spulcio sempre un po' da ristretti orizzonti e c'è questo articolo molto bello intitolato "Se il virus dilaga dentro le sbarre" di Paola Severino sulla Stampa, dove fa un po' un resoconto sull'anno che è appena trascorso, su queste difficoltà per tutta la popolazione italiana. Si è tanto parlato delle persone che ci hanno lasciato, tra anziani, figli che hanno perduto i genitori, ma molto meno, purtroppo, sottolinea la giornalista, si è parlato degli effetti della pandemia all'interno delle carceri, sugli oltre 53.000 detenuti nei 189 istituti penitenziari italiani. Quindi lei parla di questo silenzio che è stato rotto dagli appelli numerosi in questi giorni sul tema del vaccino. In particolare ho ricordato la settimana scorsa quello di Liliana Segre e di Mauro Palma, a cui si sono aggiunti anche altri appelli di cui vi parlerò nel corso di queste giornate. E poi Ignazio, con te invece siamo in Tunisia oggi, vero? Sì, viaggiamo sulle coste della Tunisia per una notizia che ricaviamo dall'ANSA. La Tunisia, quando si parla della Tunisia, si pensa subito agli sbarchi, le cose che non funzionano, l'economia che non va, i ragazzi che protestano, tutte cose vere che non si possono mica cancellare, quindi non si può far finta che i problemi non esistono. Però la vita di un paese è fatta anche di cose belle, per esempio di olivi. E la Tunisia è il paese degli uliveti e degli olivi, anzi, se ci sono dei ragazzi, Ya Shabab in Tunis, Bindanaref nel Zaytun Tunis, l'olio della Tunisia è famoso, e l'Europa, secondo questa notizia, è il mercato principale per l'esportazione di olio di oliva della Tunisia. La produzione di olio di oliva in Tunisia per la stagione 2020-21 è stimata in 140.000 tonnellate. Allora subito qualcuno dice, ma l'olio italiano che vi fa finire? Va bene, l'olio italiano è ottimo, ma perché se la Tunisia fa un buon olio non dobbiamo gustare anche le loro cose? Quindi arriva l'olio della Tunisia per un accordo commerciale con l'Unione Europea, e si calcola che il valore dell'esportazione di olio d'oliva della Tunisia potrebbe superare per la prima volta quest'anno i 2 miliardi di dinari a moneta locale tunisina. È uno dei maggiori produttori di olio oliva al mondo, circa l'80% dell'esportazione è destinato all'Unione Europea. Quindi in tavola, tra tante cose, mettiamo anche l'olio dell'oliva tunisino. Quindi una bella notizia per un'identità nazionale riconosciuta, ma anche per il loro prodotto interno lordo. Questa è una cosa molto importante da ricordare.
Ignazio, siamo arrivati ai nostri primi 5 minuti, quasi ti chiederei di lanciare il nostro nuovo cantautore e dirci qualcosa su Abbiamo, di lui. sì, Caterina, abbiamo Wadih Safi, che è il Frank Sinatra della voce araba, diciamo così, della musica araba, un cantante, cantautore, attore anche libanese, nato nel 21, morto nel 2013. Tutti conoscono le sue canzoni, bellissime. Ascoltiamo Ya Usfur, Che O significa? Oh, Uccellino, Uccellino, uccellino. una canzone dedicata all'uccellino. رحلتك بالغصن يا عصفور بالورق بالفي بالنبات بالزيح جناحك بريشة نوره بالمرجحك مع زرقة النسمات رحلفك بالغصن يا عصفور بالورق بالفي بالنبعات بالزيح جناحك بريشة نور بالمرجحك مع زرقة النسمات بتطير يا عصفور عكوخ من وزال رويال سقف زهور مفروش بالعنبر حب الندي الأخضر دنيا ظلال ظلال دنيا ظلال ظلال تقشع عريشي وباب بفي تامزوي تقشع عريشي وباب بفي تامزوي وحلوي بإيدك سلم على الحلو E rieccoci su Liberi Dentro, sulle note di Wadih Al-Safi o Uccellino. Riprendo con una lettera che ci è arrivata sempre dal carcere della Dozza, la lettera di Ilenia, che ci racconta ancora gli echi dal carcere bolognese della Dozza dopo le puntate natalizie. Lei dice che hanno tenuto addirittura, senti Ignazio, ad alto volume nelle celle la televisione per poterci ascoltare. Ci siamo emozionate, dice, nel sentire i saluti di quanti operano all'interno del carcere e ringrazia tutti quanti. Quindi su questa lettera di Ilenia il mio invito, il nostro invito è quello di continuare a scriverci per posta alla casella postale Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 4136 Bologna e alla nostra email liberidentro.eduradio@gmail.com. Ignazio, parliamo di cultura araba. Oggi parliamo di una virtù, pazienza. Cosa ci dici? Grande virtù, una virtù molto importante, una virtù fondamentale per la cultura, per il galateo arabo-islamico, che ha nome Sabr. Sabr. È difficile dirlo per noi italiani, Sabr, perché c'è la Sad, anzi facciamo un po' di... che non è una S, ma una Sad. Sad è sempre difficile dire queste lettere enfatiche. Sabr che vuol dire la pazienza, la sopportazione. E ce ne vuole tante per vivere fuori dalla città, ma ce ne vuole tantissima anche per vivere ristretti in carcere. Quindi staremo in compagnia di questa grande virtù, questa settimane. Vi leggo alcuni detti, passeremo alcuni detti, che della tradizione, diciamo così, arabo-islamica, però vorrei precisare questo.
sono delle idee che hanno un valore universale, non è che dice quello vale per i musulmani, ma non vale per un ateo, no, oppure per un buddista. Quando c'è la sapienza dell'uomo, vale per tutti e noi attingiamo la sapienza dove la troviamo. Allora c'è un detto in arabo, sentite che bello, è stranissimo, dice: Inna sabra min al-iman. Bi manzilati ras min al jasad, fa ida kuti al ras bada al jasad. Allora dice che la pazienza, il sabr, rispetto alla fede, è come la testa rispetto al corpo. Se viene tagliata la testa, muore anche il corpo. È una cosa stranissima, perché uno dice. Un credente soprattutto dice, no, prima viene la fede soprattutto, poi vengono tutte le altre cose. E lui dice, no, stai attento, che la pazienza viene prima. Perché la pazienza è la cosa che ti consente anche di resistere nella fede. Infatti poi andando avanti dice, Ala innahu la iman, l'iman la sabra lahu. Dice, quello che non ha pazienza non ha neppure fede. Uno può dire, ma figura, non è possibile, io credo in Dio, io credo in questo, io credo nell'altro, io credo nella cittadinanza, ma se tu non hai la pazienza di sopportare anche la tua fede è una cosa piccola, è una cosa esitante. Quindi questo è il primo insegnamento di oggi. Grazie. E io prima di lanciare il prossimo brano musicale, sempre ritornando alla lettera di legna, volevo dire questo, siccome lei parla del fatto che una tra le attività che è mancata all'interno del carcere molto è il teatro, che ha la capacità, scrive lei, di trasportarci in un altro mondo, proprio perché interpretiamo delle persone in altri luoghi, cioè recitano dei ruoli in altri in luoghi diversi da quello del carcere. E quindi questo mi permette, questa emozione anche che ci trasmette sempre Ilenia nelle sue lettere, di lanciare un brano musicale che si chiama proprio Emozioni di Battisti. Grazie. Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni.
uscirne la brughiera di mattina dove non si vede un passo. Rieccovi, ben ritrovati su Liberi Dentro. Adesso siamo qui con un nuovo ospite che in realtà conoscete benissimo. Lui è Matteo Zuppi, il vescovo di Bologna, che, buongiorno intanto. Buongiorno. Non hai bisogno di tante presentazioni, però qualcosa dico. Perché nel 2015, il 27 ottobre, sei stato nominato da Papa Francesco vescovo della nostra diocesi, e prima però di questa nomina eri vescovo ausiliare a Roma, in particolare a Santa Maria in Trastevere. E in questi anni, da tantissimi anni, dal 73 mi pare, da quando hai conosciuto la comunità di Sant'Egidio, ti sei occupato prima di scuola, nel senso che insegnavi, poi insegnavi nelle scuole popolari, poi di anziani soli, di immigrati, poi in carcere anche ti sei occupato, al carcere di Rebibbia. E hai viaggiato tantissimo, sei andato in Africa e in tutte queste peregrinazioni nel mondo, queste persone anche che hai conosciuto, sicuramente avrai dei consigli da darci per imparare a essere veramente liberi dentro, come anche la sigla del nostro programma. Per cui con te parleremo di questo, ogni tanto fai delle pillole a spot per parlarci di questo. Grazie, grazie, grazie dell'opportunità, mi fa molto piacere, davvero. Quindi, se ti chiedo, diciamo che uno dei Vangeli che amo molto, che è il Vangelo secondo Giovanni, dice «la verità vi renderà liberi». E questa, secondo me, è una delle prime modalità per imparare questa libertà interiore. Però lo chiedo a te, perché secondo me è meglio. Ma non è detto, assolutamente, su questo si può discutere, assolutamente. Ci sono tante persone che sono capaci di capire e di spiegare il Vangelo molto meglio degli addetti ai lavori, non c'è dubbio. E qualche volta sono gli addetti ai lavori che complicano cose che sono invece semplicissime, tanto che Gesù dice che il Vangelo lo capiscono i piccoli, il Vangelo lo accolgono i peccatori, non gli intelligentoni o quelli che pensano di essere santi. La verità vi farà liberi, molto vero, molto giusta come cosa, cioè dove la verità significa, a mio parere, due cose. Una, quello che siamo per davvero, perché qualche volta mica ce l'abbiamo chiaro, qualche volta uno pensa di essere Napoleone, qualche volta uno pensa di essere perduto, di essere rovinato, che ormai con quello che ha combinato non vale, come si sarebbe detto, una cicca, che nessuno ti si piglia, che ormai è andata così. E quella non è la verità. La verità è quello che invece c'è dentro. E per capire la verità abbiamo bisogno della verità che per i cristiani è Gesù. È Dio, che si è fatto uomo in Gesù, che è la nostra verità. E sapete perché è la nostra verità? Perché ci ama. E questa è la verità. Noi non capiamo la nostra verità, non so, con secondo quello che abbiamo fatto o non abbiamo fatto, e soprattutto il fare la nostra verità è che Lui ci ama. E quando capiamo questo, capiamo chi siamo per davvero. Quindi che non siamo Napoleone, perché non ci ama perché siamo Napoleone, e che non siamo nemmeno una cicca buttata per terra. Allora la verità ci farà liberi, sì. Capire quanto il Signore ci vuole bene ci fa liberi dentro, liberi anche da noi stessi, dalla prigionia di noi stessi, e liberi di essere quello che siamo perché amati da Lui. Quindi tutto a partire da questa consapevolezza di essere molto amati, che c'è un disegno molto più grande di noi, al di là di quello che noi vediamo, e poi da lì capire che una volta che si è capito questo, abbiamo dentro di noi la pace, la pace interiore e la libertà per affrontare tutto questo. Molto, per questo sono veramente convinto, perché poi c'è una condizione oggettiva che chiaramente ci pesa, stare in carcere è una condizione oggettiva che ci pesa, che ci può aiutare, perché se comprende come lo viviamo, perché ci può aiutare, insomma, a pensare, a fermarci, a confrontarci, a vivere, vedete, questo periodo come un periodo in cui liberarci anche da quello che ci imprigiona. Per esempio,
Insomma, ci sono certi atteggiamenti che ci fanno del male. E se io faccio delle cose senza pensarci per istinto, perché, beh, insomma, liberarci da questi ci aiuta a essere noi stessi, a non essere appunto un istinto. Uno che lo fa, manco ci pensa forse dopo, se non è detto. Ecco, in questo senso sì, può essere tanto importante. Essere noi stessi e liberarci da tutto quanto quello che ci fa del male. Bene, è il momento di lanciare il brano musicale di oggi e io lancerei un tuo conterraneo, Antonello Venditti, e il brano che lancio è Che fantastica storia è la vita. Rieccoci sulle note musicali di Antonello Venditti, Che fantastica storia è la vita. La domanda che ti volevo fare, che poi in realtà penso che sia una domanda da parte di tutti, quelli che ci ascoltano, in particolare dalle camere detentive della Dozza, ma non solo, perché anche le camere detentive degli altri istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna hanno l'opportunità di ascoltarci e anche la cittadinanza di Bologna, perché il nostro programma è un ponte tra la cittadinanza e il carcere, se hai un messaggio da rivolgere loro. Beh, forse riprendendo la canzone, perché che fantastica storia è la vita, fantastica, e non roviniamola. E questa fantastica storia che è la vita, dove effettivamente, come canta Antonello Venditti, poi alla fine quello che conta, quello che cerchiamo, quello che ci fa del bene, quello che possiamo dare agli altri è l'amore. È quello, soltanto quello. Allora, questa fantastica storia che è la vita, Dio ce la ridà. Perché un padre? Perché ci vuole bene? Allora, chi vuole bene per davvero, non smette. E dice, ma perché? Perché ti vuole bene. Ci sono delle persone che ci vogliono bene, che per certi versi, ma dice, ma io come faccio a voler bene a quello che me l'ha fatta questa, che poi c'è ricaduto, che poi mi ha fregato, ma anche fregato, oppure mi ha... È perché ti vuole bene, perché tua madre smette di volerti bene, tuo padre, un padre vero, un padre padre, una madre madre, e continuerà a portarti le cose, continuerà ad aspettarti, continuerà a credere che puoi cambiare. Ecco, questa è la fantastica storia della vita che Dio vuole per noi. E quindi il messaggio è questo: non buttare via la speranza, mai. E qualche volta ci sembra troppo lontana, impossibile, non buttare via la speranza. E ricordati sempre che Dio ha speranza in te. E dice che non si è reso conto, si è reso conto, lo sa, ma siccome ti ama, ti insegna ad amarti.
anche per qualcosa, siamo noi che non ci vogliamo bene, e il Signore che ci vuole bene ci insegna ad amarti, cioè a non buttarti via. Ecco, abbi sempre speranza, questo è il messaggio. Grazie Matteo, ci vediamo la prossima settimana e prossimo brano musicale, Yellow dei Coldplay. Grazie, a presto. Grazie. Ciao. Eccovi, siamo giunti anche oggi ai saluti di fine puntata e vi ricordiamo sempre di scriverci all'indirizzo postale di via San Mammolo 2, 40 126 Bologna, indirizzato a, mi raccomando, Chiesa Santissima Annunziata, e alla posta elettronica liberidentro.eduradio@gmail.com. Ve lo ricordiamo, fatelo, ci teniamo a leggere i vostri suggerimenti musicali, i vostri appunti su quelli che sono magari i nostri ospiti in puntata, le domande che volete fare. Vi anticipo che domani l'ospite sarà Maria Luisa Pozzi dell'Associazione Volontari per il Carcere AVOC e con lei leggeremo alcuni haiku, che sono delle poesie molto brevi, della cultura giapponese, e ci sarà sempre anche lì l'invito a fare una sorta di laboratorio insieme con noi e scriverci. Grazie, buona giornata.